Ragazzi, buongiorno! Oggi siamo qui a Novara in una palestra universitaria. Una figata questa cosa. È una palestra universitaria in cui si allena lui in realtà. Che però dentro fanno powerlifting oltre a palestra classica. Cioè esatto. Attrezzatura buona, bilancieri buoni. Cosa stupenda, anche perché nelle palestre universitarie, se siete ragazzi iscritti all'università, pagate un meno. Cavolo. Sì, pagate tipo, pochissimo. Tipo 3 mesi 100 euro, una roba del genere. Io vi metto anche tipo la via della palestra che sta a Novara. Fitness Campus. Figa la figa. Citiamo perché contento. E oggi facciamo una singolina pesante in stacco per provare un pochino l'attrezzatura e perché ce l'ho in scheda. Esatto, tra un mese esatto abbiamo la gara di stacco che farà Luchino. Quindi oggi singola esplorativa per capire un attimo cosa possiamo fare. E per la vostra gioia faremo regular. Andiamo. Speriamo che le mani reggono. Questo è il riscaldamento di Luca Romano, ragazzi, voi non imitate. Lui ha fatto foam roller 2 minuti e adesso si butta a fare stacco. Dipende come mi sento. Ragazzi, guardate che bomba, mi è arrivata la cinta nuova di Kaizen. Finalmente posso dire che è a livello dei top di gamma dei italiani, no, del mondo, no, italiani. E sono stra felice. Verrà sul sito tra poco. Ha questo sistema di chiusura figo con le microregolazioni. E niente, sono tipo stra contento. Anche se non so se oggi riuscirò ad utilizzarla, perché è proprio nuova, è il primo utilizzo, quindi è molto dura. E nello stacco, diciamo, per un PR preferisco utilizzare magari una cinta che ho sempre utilizzato. Provo però perché voglio usarla, sono contento di usarla. Se vi arriva cinta nuova, se la comprate su Kaizen, codice sconto LucaZ1T, ricordatevi, la chiudete e la mettete in un cassetto chiusa tutta la notte. Almeno si allenta un pochino. Ma no, gli piace questo, Ste? È un bilanciere che mi piace. Quindi non posso neanche dire se mi scappa la presa che è colpa del bilanciere. Speriamo. Vai lui, eh. Bene, bene, bene. Ho rimesso la cinta mia vecchia perché è già morbida, già la mia forma. Quindi oggi preferisco. Non voglio problemi. Oggi ce n'è. Sono 170 kg tirati su veloci, facili, belli. Basta. Oggi ce n'è, ragazzi, eh. Non vorrei oggi, dire cazzate. Oggi non gli voglio dire nulla. Ma ce n'è. Vediamo quello che esce, non gli voglio dire nulla. Ragazzi, abbiamo caricato 200 kg. Comunque, perché facciamo regular e non sumo? Allora, semplicemente sono più forte in regular. Abbiamo provato il sumo. Esatto. Abbiamo deciso di provare, ma avevamo tenuto il regular perché un pochino ce l'aspettavamo. Beh, il regular si tiene comunque, esatto. Soprattutto su di te. E comunque siamo lo stesso contenti di aver provato il sumo perché sembra che mi abbia insegnato a spingere meglio di gamba. Infatti poi appena ho spinto un po' di più il regular, ci siamo visti e abbiamo detto minchia, ma oh, il regular è migliorato un botto. E quindi regular. Esatto, paradossalmente l'allenamento del sumo ha avuto più efficacia nel regular che nel sumo stesso. Sì. E nel sumo ci sono state delle complicazioni in alcuni allenamenti, non sono andati come volevamo e abbiamo detto siccome c'è una gara di stacco che non vale nulla tra virgolette, però vogliamo farla bene, abbiamo avuto delle nostre conferme, siamo all'inizio del nostro percorso, abbiamo bisogno di provare, di sperimentare, è stata una prova, ci è servita, adesso facciamo regola e cerchiamo di farlo bene. Dai, eh. C'è gamba oggi. 2.30. Dai cavallo! Yo. A parte il rumorino, c'è tanta benzina, quindi è bene. Dai lui, eh. Assurdo, con 2.55, eh? Che è successo? Non lo si so. È aperto?
Sì, qua. Niente, ragazzi, ho fatto una bella figuraccia, proprio di quelle brutte. Vi dico la verità, io oggi speravo di fare 2,85 abbastanza facili. Cioè, non vi dico facili, però RP9 che mi permettessero poi di sperare nei 300 in gara. Mi sono scappati dalla mano 255 kg. Cioè, che vi devo dire, ragazzi, ho fatto una figuraccia, ho fatto una prestazione ridicola. Purtroppo mi è scappato il bilanciere dalle mani con un carico molto basso per me, molto. Ed è assurdo perché per tutta la prep non ho mai utilizzato le fascette. Ho fatto 3 settimane fa 2,40x4 a 7, tipo, chiocciola 7, senza fascette. Ma mi sono scappato i 2,55. Strano perché mi sentivo la presa un po' meglio del solito. Strano perché oggi avevo una spinta folle. I 2,55 penso di non averli mai fatti salire così velocemente. E vi devo dire, possibili cause... Presa un po' stanca proprio perché la sto allenando, magari è ancora troppo stanca. Un'altra possibile causa è la magnesite, perché ho utilizzato una magnesite di Decathlon sbagliando, non mi sono portato la mia, sono un deficiente. Non ho portato la mia magnesite, ma ho usato una magnesite di Decathlon. Potrebbe essere davvero la magnesite, perché dopo ogni rep io vi faccio vedere com'erano le mani, cioè si toglieva proprio la magnesite. Altra cosa stranissima è che mi si apriva la mano prona e a me invece si è sempre aperta soltanto la supina, quindi anche questo è un po' strano. Poi c'è un altro problema, un altro errore che faccio, stacco da terra, purtroppo, è che io estendo troppo velocemente il ginocchio. Infatti vi metto i 255 al rallentatore, come vedete io estendo troppo presto il ginocchio e poi vado a chiudere. Niente, ragazzi, che vi devo dire, cioè non ho scuse a cui appigliarmi, non mi metto a cacciare scuse. Ditemi voi, secondo voi, qual è il problema. Sicuramente questa presa però va rinforzata, va migliorata. Io farò di tutto per arrivare alla gara tra 25 giorni nella miglior condizione possibile, sperando che la presa regga. Cercherò di lavorare su questo problemino tecnico, sperando che sia questo l'unico problema. Proverò a mettere sempre la stessa magnesite. Scusate se vi ho deluso, sinceramente ho deluso molto me stesso, vi dico la verità. Sono rimasto abbastanza male oggi. Infatti non ho continuato a registrare dopo i 2,55, scusatemi, ho preso il treno per Frosinone. Niente, ragazzi, io darò il massimo. Vi giuro, ci vediamo tra 25 giorni e io vi giuro che ce la metto tutta per arrivare alla gara nella miglior condizione possibile. Non posso fare altro. Purtroppo non va sempre bene il rosico, perché squat e panca stavano migliorando molto bene. Spero che per lo stacco sia la stessa situazione della scorsa gara con lo squat, che un mese prima della gara non riuscivo a scendere e poi in gara ho fatto una bella, bellissima prestazione. Grazie come sempre del supporto, ci vediamo prossimamente con nuovi video su YouTube. E ci vediamo in gara a Salerno il 28 luglio. Se volete venire a partecipare o venire a vedere, la gara è a Salerno, Federazione IPL. Se volete supportarmi, codice sconto LucaYT su Prozis, Kings Gym e Kaizen Atletica. Commentate, condividete, iscrivetevi. E come sempre, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ora sto un po' giù, ma vi giuro che farò bene e che migliorerò. Quanto rosico.